Già viene anticipo a Cannara, campo più piccolo, una squadra che viene da tre vittorie consecutive, che gioca 3-5-2, hai avuto modo di vederla all'opera, che squadra è questa Cannara? Una squadra che gioca 3-5-2, sì, in fase difensiva molto chiusa, si riesce a difendere bene perché le dimensioni del campo non sono certe quelle del comunale, quindi in un campo piccolo ci si può difendere bene, ma non disegna neanche ripartenze fulmine, perché ha giocatori importanti davanti, Pazzoffia che attacca molto bene gli spazi, ha degli esterni che spingono molto. Sarà una partita tosta perché fanno della determinazione della grinta le loro armi migliori e poi ti ripeto, hanno delle individualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Noi dovremmo ribattere colpo su colpo a livello di prestazione, di concentrazione, di grinta e mettere in campo le nostre armi che la cintura in su sono importanti per questa categoria. Le caratteristiche del campo, oltre che quelle dell'avversario, potrebbero spingerti a cambiare qualcosa in formazione oppure insomma, hai trovato una linea, una quadratura anche nell'11 titolare e quindi confermerai la squadra di domenica scorsa? In ripartenza credo che partiremo come abbiamo fatto nelle ultime partite, con il 4-3, poi in corso, durante la partita vedremo nel corso della partita se sarà il caso di cambiare oppure no. Ma questo modulo in questo momento mi garantisce degli equilibri di rottura e di impostazione importanti che voglio mantenere. È arrivato Lazzarini, manca soltanto l'ufficialità, è un centrocampista che ha già esperienza in questa categoria. Per caratteristiche che cosa può darti in più rispetto a quanto avevi adesso nel parco giocatori? Ma è uno di quei giocatori che è stato monitorato, ha esperienza in Serie D, ha fatto già una settantina di partite, 5 gol. Quindi è un giocatore bravo tecnicamente ma anche di rottura. Io credo che in questo campionato non ci possiamo permettere solo giocatori tecnici, ma il tecnico si mette anche a servizio della squadra facendo anche rottura. E Lazzarini ha queste caratteristiche. Ti chiedo anche un primo bilancio personale, ormai quasi un mese, no, che sei su questa panchina, se sei soddisfatto del lavoro che hai svolto, se hai trovato delle difficoltà impreviste o se è stato invece paradossalmente anche tutto più semplice rispetto a quanto poteva sembrare all'inizio? No, semplice non è mai niente, sicuramente un neo è sicuramente l'esordio, ma evidentemente doveva succedere anche questo. Il 4-0 ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto capire che quella non era stata giusta e quindi dovevamo cambiare rotta perché in quel modo non potevamo andare avanti. Per il resto sono passate 4 settimane, sto vedendo miglioramenti, siamo migliorati sia sull'approccio alla partita mentale e sia sul piano del gioco, ma sicuramente dovremo migliorare, però la base è l'approccio alla partita, non possiamo permetterci di sbagliare l'approccio perché chiunque gioca contro di noi, che praticamente l'Arezzo in questo campionato è la squadra più blasonata, e giocherà al 100%, quindi noi dovremmo giocare sempre al 101%. Poi se riusciremo col tempo anche a migliorare i meccanismi del gioco, ancora meglio.